Grazie professor Vignolo perché ci ha dato il pavimento su cui stare, le fondamenta, e ovviamente molte altre cose avrebbe voluto e potuto aggiungere, ma è già molto significativo il profilo che emerge da questo primo tratto di strada che stiamo percorrendo. E a questo punto facciamo un passaggio dalla storia di Nicodemo, secondo il testo biblico, ai Nicodemi della storia, vale a dire il tentativo di vedere come la figura di Nicodemo ha trovato non tanto degli emuli nel senso stretto del termine, ma degli interpreti che addirittura diventano in certi casi coloro che si attribuiscono il nome di Nicodemiti, vedremo meglio, il nicodemismo come movimento quasi istituzionale, forse senza quasi. E per farlo, per fare questo passaggio, ovviamente è un esempio che è il più clamoroso forse di questo vedere i Nicodemi nella storia, abbiamo volentieri interpellato la professoressa Laura Ronchi De Michelis, perché proprio per la sua conoscenza e per la sua competenza è in grado davvero di fornirci questo step in più. La professoressa Laura Ronchi De Michelis ha legato il suo percorso professionale alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma La Sapienza, non solo come docente di storia moderna, ma attualmente anche come presidente del corso di laurea magistrale in storia. E ha lavorato moltissimo e ha curato anche testi di Lutero e Calvino, e collabora con la Facoltà Valdese di Teologia di Roma e per varie riviste, tra cui segnalo la rivista della Facoltà Valdese appunto di Teologia Protestantesimo. E chiediamo veramente, siamo già grati a lei di questo, di quanto ci dirà, proprio per riuscire a fare un passo ulteriore, a cercare di vedere come le provocazioni, le segnalazioni bibliche offerteci dal professor Vignolo trovano poi una smentita o una corrispondenza in ciò che è stata l'interpretazione successiva di questa figura. Il titolo esatto del testo è Nicodemo e Nicodemismi, della relazione Nicodemo e Nicodemismo, testimonianza e dissimulazione. La parola alla professoressa. Ringrazio il professor Pernigotto per questa presentazione così imbarazzante e anche per l'invito, e la Fondazione Campostrini per aver patrocinato questo incontro molto, a mio avviso, molto interessante. Il professor Vignolo ha detto già molto di Nicodemo. Nicodemo è in Giovanni uno dei tre diversi modelli di credenti che ci vengono presentati proprio all'inizio nei capitoli 3 e 4. Diversi personaggi. Nicodemo è un giudeo ortodosso, la samaritana è una eterodossa e poi c'è anche un pagano, un ufficiale del re. Però di questi tre personaggi, che certamente hanno una funzione poi nel resto del Vangelo di Giovanni, Giovanni segue esclusivamente quello di Nicodemo, che ci presenta, come abbiamo sentito, in tre passaggi, solamente non lunghi, molto condensati, una ventina di versetti in cui però ci delinea un personaggio in cui ciascuno di noi potrebbe identificarsi, io penso. Nicodemo capisce che Gesù ha qualcosa di specialissimo, arriva a dichiarare che viene da Dio, ma non sa trarre le conseguenze di questa affermazione. Non riesce cioè a uscire dall'orizzonte farisaico in cui vorrebbe inserirlo. Resta, almeno all'inizio, uno dei tanti giudei non lontani dal regno di Dio, ma Giovanni non ci dice quanto lontano. Egli è però l'unico che nella successiva tradizione cristiana riceve una fisionomia e un posto ben precisi.
e venga venerato come santo tanto nella Chiesa d'Occidente che in quella di Oriente. Della sua vicenda, però, viene privilegiato non il momento del suo serrato dialogo notturno, ma la sua ultima apparizione, quando si prende pietosamente cura del carattere di Gesù insieme a Giuseppe d'Arimatea, anche egli, e Giovanni ci tiene a specificarlo, un discepolo fino ad allora non manifesto. A uno dei molti Evangeli apocrifi del V secolo è stato erroneamente dato il suo nome, il Vangelo di Nicodemo, che in realtà della storia di Nicodemo non parla affatto, ma la ricchissima tradizione ripresa da Jacopo da Varagine nella Leggenda Aurea ruota invece tutta intorno alla sua iniziativa dopo la condanna e la morte di Gesù Cristo. È una tradizione ricca e affascinante fiabesca. Si racconta che dopo essere stato battezzato da Pietro e da Giovanni, Nicodemo fosse diventato compagno inseparabile di Giuseppe d'Arimatea, che rispetto a Nicodemo gode di una tradizione molto più ricca e complessa che lo collega alla famosa leggenda del mitico Santo Graal. Con Giuseppe Nicodemo avrebbe fondato la comunità di Lidda e sarebbe stato martirizzato con il protomartire Stefano. Le loro reliquie sarebbero state rinvenute il 3 agosto del 415 da un certo prete Luciano, insieme a quella di un altro fariseo di cui si parla nel Nuovo Testamento, negli Atti degli Apostoli, che difende gli Apostoli dall'accusa degli altri ebrei, affermando che se questa opera degli Apostoli e dagli uomini sarà distrutta, ma se è da Dio voi non li potete distruggere, quindi una dichiarazione di fede anche di Gamaliele. Oppure Nicodemo, sempre collegandolo al momento della passione, viene indicato come patrono dei fabbri, rappresentato con i chiodi della croce nelle mani, ma anche, se così si può dire, inventore del crocifisso, perché la leggenda vuole che il primo crocifisso della storia fosse stato scolpito da Nicodemo con il legno della croce. E la tradizione sul crocifisso lo farebbe giungere dopo anni di esistenza nascosta sulle spiagge di Luni, quindi ci riguarda abbastanza da vicino, in Liguria, insieme alle due ampolle del sangue di Cristo raccolto da Giuseppe di Arimatea. Il vescovo di Lucca raccolse queste reliquie, tenne per sé il crocifisso e un'ampolla depositata nel Duomo di Lucca e lasciò a Luni la seconda ampolla. Ma la storia di questo crocifisso è ancora più, come dire, curiosa, perché dato che sembra che avesse il corpo rivestito di una lunga tunica, nelle varie successive copie non venne più identificato come Gesù Cristo, ma come una rappresentazione di una martire francese del V secolo, Santa Liberata. L'immagine di Nicodemo che esce allo scoperto nel momento più pericoloso per i discepoli di Gesù è quella che dall'XI secolo viene utilizzata largamente in opere in gran parte perdute, purtroppo, in predelle, in icone, in miniatura, in evangelari, sempre ai piedi della croce o intento a staccarne il corpo. Solo raramente in alcune illustrazioni bibliche al Vangelo di Giovanni viene rappresentato il momento dello scambio notturno con Gesù. Da questo punto di vista è piuttosto interessante il fatto che tra XVI e XVII secolo Nicodemo diventi un personaggio ben presente dell'arte. Noi abbiamo una delle più famose immagini di Nicodemo nella Pietà, che è sul nostro volantino, ma viene rappresentato ai lati della croce o insieme a Giovanni o insieme a Giuseppe di Arimatea, e sono tanti quadri, Tintoretto, Rubens, Caravaggio, molti sono perduti, anche Rembrandt, Kroger nel 1750. È una tradizione che prosegue fino al famosissimo quadro di Chagall del 1911, della complessa e affascinante crocifissione bianca. Se la sua presenza nell'arte è legata, a mio avviso, più alla tradizione iconografica delle crocifissioni che al suo personaggio, alla sua persona,
Proprio nel Cinquecento la figura di Nicodemo si trova al centro di un ampio dibattito che coinvolge i dotti di mezza Europa. Negli anni burrascosi delle polemiche religiose, nel pieno della repressione promossa dalla Chiesa di Roma contro i riformati e più in generale contro ogni forma di dissenso, si sviluppa un vivace dibattito sulla liceità o meno di mantenere segrete le proprie scelte di coscienza. L'attenzione si sposta allora sulla prima apparizione di Nicodemo e, tralasciando il centro della complessa pericope giovannea, si concentra tutta sul racconto delle modalità in cui avviene l'incontro di Nicodemo con Gesù, il suo rivolgersi a lui al sicuro da sguardi indiscreti, di nascosto, nottetempo, per evitare spiacevoli possibili ricadute sulla sua vita di autorevole farisea. Nicodemo viene così assunto a modello e scudo di coloro che non intendono rendere pubbliche le proprie scelte di coscienza, rifiutando apertamente le devozioni tradizionali. Quindi non il coraggio di colui che accoglie il cadavere di un condannato con ignominia, ma la prudenza dell'autorevole fariseo assume una coloratura totalmente positiva. E l'esempio del personaggio evangelico viene fatto proprio da quanti non vogliono esporsi per timore di pericolose ricadute sulla propria vita, sui beni, sulle relazioni sociali. Da qui la denominazione di nicodemiti o nicodemismo che troviamo nei testi tanto di chi li difende che di chi li condanna. Cantimori, Delio Cantimori, autore di un famoso libro sugli eretici italiani del Cinquecento, del 1939, che ha per così dire portato alla luce questa vita religiosa dell'Italia del XVI secolo, è il primo che ne fa un problema storicamente rilevante in una serie dei suoi saggi, ne dà una definizione accettata e ripresa anche dagli storici, diciamo, successivi. Il nicodemismo come simulazione religiosamente motivata e tentativo di giustificarla teologicamente. Vale a dire, pubblica simulazione di una pietà non sentita che va a braccetto con la privata dissimulazione della propria confessione di fede. Per collocare correttamente il tema della simulazione e dissimulazione, occorre tenere presente che nel Cinquecento esso ha un'estensione che va ben al di là del terreno del dibattito religioso che ci interessa questa sera. Nel suo saggio del 74, Albano Biondi, contestando una serie di affermazioni di Ginsburg, che ha scritto nel 70 un libro appunto sul nicodemismo, sottolineava proprio questo elemento. Cito: la volontà di fare simulazione e dissimulazione, dell'agire coperto, insomma, uno stile di vita positivo, componente indispensabile di una sia pura amara saggezza mondana, si insinua come lievito negli scritti morali di più vario carattere, dal cortegiano al galileo, dai ricordi del Guicciardini ai saggi di Montaigne, a meno noti pronunciamenti di meno noti personaggi. Insomma, la doppiezza è un atto da apprendere. Guarnito di essa, l'uomo abbia pure pazienza e aspetti tempo. I testi cinquecenteschi danno dunque per scontata, addirittura inevitabile, la realtà dell'essere multiformi e sfuggenti, bisognosi di indossare e deporre via via sempre nuove maschere a secondo delle circostanze, e tendono a rendere accettabile questa verità. E la simulazione religiosamente motivata, come Cantimori definisce il nicodemismo, si colloca quindi in questo orizzonte più vasto, e la sua storia è direttamente speculare alla storia della repressione religiosamente motivata. Nel saggio da cui abbiamo tratto questa citazione, Biondi ricostruisce anche l'origine patristica del tema della simulazione, e il suo testo di riferimento è l'Epistola ai Galati, il capitolo 2, versetti dall'11 al 13, che presentano un duro scontro tra Paolo e Pietro. È il momento in cui Paolo accusa Pietro ad Antiochia di giudaizzare quando è a Gerusalemme, ma il problema non è tanto il giudaizzare quanto con il suo comportamento tradire la verità della dottrina di Cristo. È uno scontro dai toni così accesi che i padri non riescono a leggerlo che come una messa in scena, un santo litigio viene definito, una simulazione che Gerolamo accetta e ritiene edificante.
Tale lettura è invece contestata con decisione da Sant'Agostino, ai cui occhi il comportamento di Pietro, che induce in errore i credenti sul punto fondamentale della libertà evangelica, appare gravissimo, esattamente come gli rimprovera Paolo. L'episodio riemerge con tutte le sue contraddizioni nel Cinquecento, quando intorno alle scritture si sviluppa un intensissimo lavoro umanistico di traduzione in volgare e di commenti, fucina di cultura ma anche di impulsi al rinnovamento spirituale invocato da più parti e mai, come dire, realizzato. Lefebvre d'Étaples, un umanista francese, collaboratore del vescovo Brissonnet nella diocesi di Metz, di un tentativo di riforma della Chiesa, anch'esso, come dire, non riuscito, nel suo commento alle epistole di Paolo e nello stesso giro di anni, il commento di Lefebvre del 1512, il Novum Instrumentum di Erasmo da Rotterdam 1516, cioè la nuova traduzione latina del Nuovo Testamento, entrambi, pur prendendo le parti di Agostino contro Gerolamo, introducono una idea nuova, fanno un salto rispetto ad Agostino, introducono l'idea che la simulazione in sé sia neutra, ma si qualifichi in base al quadro in cui si colloca. Si edificat, scrive Lefebvre, è buona, si destruit, è riprovevole. Contemporaneamente e come metro di giudizio viene reintrodotto il criterio stoico della diaforon, cioè di ciò che è indifferente, nel senso non che non importa, ma che non fa la differenza e che poi avrà un ruolo di primo piano nella dialettica del XVI secolo. Commentando il Passa e Galati in tutte e tre le sue edizioni del 19, del 24 e del 35, Lutero condivide l'opinione di Agostino. Eppure introducendo a sua volta il concetto di indifferente ai fini della salvezza per gli usi giudaici, ribadisce però che Pietro con la sua simulazione ha tradito la verità e la libertà evangelica. Lutero introduce però ancora un altro passaggio. Sottoponendo al vaglio dell'indifferenza o meno le cerimonie, le funzioni e le tradizioni papiste, le valuta in gran parte non indifferenti ma decisamente dannose. Ben prima dunque che Calvino la stigmatizzasse nei suoi scritti polemici, la simulazione di una pietà non sentita per dissimulare una fede non accettata era argomento di grande discussione nel mondo dei dotti, dei riformatori e dei riformati. A Calvino però si deve la definizione di nicodemiti e di nicodemismo per questo fenomeno ai suoi occhi pericolosamente destabilizzante per la integrità della dottrina da un lato, ma anche per la coesione delle comunità. Calvino ne scrive più volte rispondendo ai quesiti che gli vengono rivolti da più parti. Calvino rispondeva sempre a tutti, chiunque gli scrivesse. Calvino non temeva di dar loro torto, spesso e volentieri, ma anche di discutere. Ed è Lelio Sozzini, colui che poi migrerà dopo aver attraversato l'Europa in Polonia e con il nipote Fausto darà vita alla Chiesa antitrinitaria polacca nel 1565, all'Ecclesia Minor, lo continua a interrogare: ma è giusto, si può restare sposati a una donna che sia rimasta cattolica? È sufficiente la vera fede interiore e non pubblicamente manifestata, o occorre la pubblica dichiarazione nonostante i pericoli? Si può ascoltare senza danno la messa quando vi si sia costretti da qualche valida ragione? E così via. Calvino risponderà a tutta questa serie di domande, e postegli anche da alcuni degli amici che avevano fatto parte del circolo di Metz, ma che erano, come dire, rimasti in Francia, non erano emigrati dopo il 34, dopo la repressione del 1534, con due scritti nel 37, De Fugendis Impiorum Illiciti Sacri, De Cristiani Homini Officio, e nel 44, radunando il succo di questi trattati, in un piccolo trattato che indica che cosa deve fare un uomo credente che conosce la verità dell'Evangelo quando è tra i papisti. Questi suoi tre scritti di dura condanna di questo atteggiamento
di simulazione e dissimulazione, gli procureranno una grossa replica da amici, diciamo, che hanno fatto la scelta riformata, ma che non intendono, come dire, portarne fino in fondo le conseguenze. E nel 45 allora Calvino scriverà un testo in cui raccoglie ancora l'insieme delle obiezioni fatte nei due testi precedenti, ma intitolato Difesa di Giovanni Calvino ai signori Nicodemiti sul fatto che si lamentino che egli sia troppo severo. È un testo estremamente anche divertente, perché Calvino non era così triste come spesso lo si immagina vedendo questi ritratti che girano, era un uomo estremamente ironico. Era però di saldi principi, potremmo dire oggi. Questi stessi testi saranno poi riadunati ancora in un'edizione del 49 intitolata De Vitandis Superstitionis, cioè dell'evitare le superstizioni, che saranno poi molto importanti, come vedremo dopo, per la cultura e per il mondo italiano del Cinquecento. Spostando la discussione, come era sua caratteristica, sulla situazione reale e proponendosi di risolvere un problema della massima importanza in quella fase in cui le divisioni confessionali attraversavano tutta l'Europa, già nel 37 centra il problema e lo enuncia con chiarezza. Cosa mi chiedete? Se a un convertito all'Evangelo sia lecito dissimulare la propria fede e senza convinzione simulare una partecipazione alle cerimonie della Chiesa di Roma? Se la domanda concreta è questa, si tratta di dare indicazioni precise e valutare il comportamento di coloro che vivono in terra cattolica e non confessano la propria fede, ritenendo un piccolo peccato prestarsi esteriormente alle cerimonie romane. Certi suoi interlocutori gli ripetono che i motivi non mancano, e neppure gli esempi attinti alla scrittura. Prima di Nicodemo, l'esempio più famoso, ne parlavo prima con la professoressa, è esattamente quello di Neemia, che chiede il permesso di accompagnare il re nel tempio quando prega gli idoli. Ma i motivi sono tanti, motivi strettamente personali, come salvaguardare la famiglia, la propria vita, ma anche proteggere la famiglia e i beni. La famiglia di un emigrato per motivi di fede perdeva, per così dire, tutti i diritti civili oltre ai beni. Ma anche tentare di tutelare la concordia all'interno della comunità cristiana, evitare gli scandali, conservare una possibilità di testimonianza e anche non impedire la riconciliazione. In questi anni erano ancora vive le speranze che si potesse celebrare un concilio di riconciliazione del mondo cristiano. Gli incontri di Ratisbona del 41 faranno fallire ogni possibile speranza. Ma anche un'ultima cosa importante per l'uomo del Cinquecento, la preoccupazione o l'idea che il giudizio fosse imminente. L'imminenza del giudizio richiede di dissimulare e di aspettare. Questo è un motivo che noi troviamo in molti degli sottoposti a processo che si esprimono su questo tema. La risposta di Calvino è molto chiara e tutta teologica, come teologico il problema che gli viene posto. Dapprima capovolge il discorso dei suoi interlocutori. Se il criterio della vocazione può permettere talvolta al privato la dissimulazione della propria fede, purché egli si impegni a fare della sua famiglia una piccola chiesa, la simulazione di adesione al papismo è sempre peccaminosa, perché la simulazione tocca la sostanza stessa dell'essere cristiano, non è neutra. L'uomo, scrive Calvino, si imbratta di sacrilegio, viola direttamente il primo comandamento. Il giudizio di condanna è netto, ma altrettanto netto è il rifiuto che costoro si giustificano nascondendosi dietro Nicodemo, un santo personaggio con cui non hanno nulla in comune. E vi vorrei leggere una piccola citazione da Calvino. Ecco invece il vero modo di imitare Nicodemo. Nel tempo di venire più saldi, impegnandosi ogni giorno nel rendere gloria a Dio. Forse potrei concedere loro che in una cosa assomigliano a Nicodemo, che seppelliscono Gesù Cristo oggi come Nicodemo ha fatto allora.
Esiste però una grande differenza tra le due sepolture. Nicodemo, infatti, ha sepolto solo il corpo e lo ha unto di balsami perché emanasse un profumo gradevole e prezioso. Questi qui seppelliscono corpo e anima, umanità e divinità. Nicodemo ha sepolto Cristo dopo che era morto. Questi qui vogliono metterlo sottoterra dopo che è risuscitato. Quindi è una difesa totale di Nicodemo come credente che non ha paura, non simula, non dissimula, pensa, non è sicuro, ma quando ha raggiunto la sua sicurezza non ritiene di dover più far finta di niente. L'unica possibilità, conclude Calvino, se non si ha il coraggio di mettere in discussione la propria vita, resta la fuga, affidandosi a Dio e anteponendo la gloria di Dio alla propria vita. Calvino ha presente a cuore soprattutto la situazione della Francia, del circolo di dotti, laici ed ecclesiastici, che si avevano come punto di riferimento la corte di Margherita di Navarra, la sorella di Francesco I, dove si discute molto di Dio e di riforma, ma si continuano a praticare le cerimonie romane. Dotti, medici, avvocati, filologi, teologi, giuristi, sono tutti troppo occupati dalle loro elucubrazioni su Dio per occuparsi della Chiesa. Oppure gli uomini di corte, ma anche una minoranza di uomini semplici non disdegnano di simulare e dissimulare. Mercanti, dice Calvino, che vogliono solo vivere tranquilli e a cui perfino Dio dà un po' fastidio perché pretende sempre qualcosa da loro. Per questi ultimi però Calvino ha parole di grande comprensione. Egli li ritiene dei cristiani timidi e pigri che cercano di ingannare Dio perché in realtà non sanno fare a meno di Lui. Debolezze che a suo avviso vanno confortate e di cui si devono far carico tutti i cristiani, perché tutti i cristiani, pastori compresi, dice Calvino, non siamo capaci di commisurare la grazia di Dio alla nostra paura, di non vedere che la grazia di Dio è su un livello diverso. Del resto Calvino è pienamente consapevole di indirizzarsi a chi una scelta l'ha già fatta, chi simula e dissimula sa già, è già andato oltre, diciamo, la dottrina della Chiesa di Roma, però non ha il coraggio di manifestare. Ma allora entra in gioco un altro dei temi centrali della riforma, quello della libertà del cristiano e dell'uso che bisogna farne. Il famoso testo di Lutero di Calvino inizia in quella maniera strepitosa: il cristiano è signore di tutte le cose, assolutamente libero, non sottoposto ad alcuno. Il cristiano è servo zelantissimo in tutte le cose, sottoposto a tutti. La libertà dei credenti è totale, ma non incondizionata. È libertà imputata, dono gratuito di Dio, che non modifica i limiti del volere dell'uomo, ma lo trasforma tutto intero da creatura carnale asservita a Satana in vaso di grazia destinato alla salvezza. La libertà del credente dunque muove da Dio e ritorna a Dio, guidata da un solo fine, che è quello di rendergli gloria. In questa prospettiva dunque non ha più senso discutere di simulazione e dissimulazione. Tra i cristiani non c'è più spazio né per l'una né per l'altra, perché ciò che offende Dio non può essere considerato indifferente, è esattamente il contrario del rendergli gloria. Ho prima citato il testo del 49, De Vitalis Superstitioni, e nel XVI secolo questo tema ha avuto uno spazio molto più ampio di come noi potremmo pensare ed è stato particolarmente sentito proprio in Italia, dove la stretta vicinanza con la sede papale prevedeva due sole risposte: o la fuga o la morte. Gli anni 40, come ha ben periodizzato Cantimori, segnano una svolta dolorosa per chi sperava ancora che la Chiesa potesse riformarsi. Nel 42 viene istituita la Inquisizione romana, nel 42 muore Juan de Valdés, ma muore nel suo letto, nel 42 scappano dall'Italia Bernardino Cochino, generale dei Francescani e per martire Vermigli, il Pol viene sottoposta a giudizio, i cardinali Paul e Morone vengono addirittura sottoposti a giudizio, tutti i piccoli spazi che si erano aperti nella penisola da nord a sud fino alla Sicilia
vengono chiusi brutalmente. È diffusissima e nel mondo italiano, anche all'interno della Chiesa, naturalmente, la delusione per le decisioni prese a Trento nelle sue prime sedute. La repressione feroce sarebbe arrivata di lì a poco. Abbiamo il famoso caso di Francesco Pispiera di Cittadella, a cui si riferiranno in gran parte proprio i codemiti, che vi riassumo in brevissimo se non l'avete sentito. Francesco Spiera era un cittadino notabile di Cittadella, era diventato calvinista per evitare che la famiglia venisse perseguitata, sottoposto a giudizio e privata dei beni, aveva abiurato. Ma pieno di rimorsi per questa sua abiura si era suicidato. E questo suicidio di Francesco Spiera era una delle colpe che veniva fatta ricadere sul troppo grande rigore di Calvino. Ma poi il vescovo Vergerio, la morte di Fanino Fanini, l'emigrazione di massa che nel 1550 porta metà delle famiglie nobili di Lucca a trasferirsi direttamente a Ginevra, la morte di Giorgio Siculo nel 51, e potremmo continuare. Insomma, i processi incombenti spingono alla fuga, l'emigrazione religionis causa in questo periodo è, come dire, nutritissima. Ma le persecuzioni cominciano e tali eventi innescano un'ampia discussione. Ginevra è un punto di riferimento, ma nel volgere di un paio d'anni appaiono ben due edizioni italiane del De Vitandis Superstitioni, e la seconda affronta direttamente la situazione italiana, in particolare uno scritto di Giulio da Milano, Esortazione al martirio, che consiglia esplicitamente la fuga, dando un quadro sconfortante e senza speranza della situazione italiana. E vi volevo leggere anche questo piccolo passo di Giulio da Milano. I cristiani d'Italia sono come membri dispersi e morti, senza guida e senza capo. L'Evangelio è bandito e ci par molto strano il patire la persecuzione, perché non sentiamo un Cristo vivo nei nostri cuori. Da questo disordine nasce che, non essendo nella maggior parte d'Italia faccia di Chiesa, ognuno si fa lecito di vivere a suo modo. Non è dunque meraviglia se per ogni picciolo soffiare di contrario vento i nostri italiani tremano, spaventansi, volontariamente rinnegano. Ma nel giro di una generazione, scrive Ginsburg nel 70, e anche meno, l'adesione simulata per fare come fanno gli altri alle pratiche cattoliche, accompagnata dalla speranza sempre meno convinta che un dì, questa è una citazione dal verbale di un processo, un dì si dovesse dilucidare tutte queste cose, doveva sfociare in un ossequio senza problemi alla religione dominante. Il professor Pernigotto mi aveva anche chiesto di tentare una attualizzazione. Io in questo non sono bravissima, ma ci ho pensato poi contestarmi. Facendo un salto e giungendo ai nostri giorni, ci si può chiedere in che cosa il personaggio di Nicodemo, con tutto il suo passato, possa ancora toccarci e interessarci. Di nicodemiti nel senso cinquecentesco credo che ciascuno di noi ne conosca qualcuno, tanto nella specie dei simulatori che in quella dei dissimulatori. Io ne ho conosciuti tre importanti: un sacerdote del dissenso, un vescovo e un cardinale. Certo, non rientrano in questa categoria quegli strani animali tipici della fauna italica e recentemente assurti all'onore delle cronache, che con un fantasioso simolo si sono autodefiniti atei devoti. Ma tutto ciò è strano al testo di cui ci stiamo occupando. Nicodemo ha una caratterizzazione ben precisa e Giovanni la usa per questa: sa dalla tenebra uscire alla luce. Giovanni scrive in vari passi: Gesù è la luce del mondo. Il discorso, a mio avviso, va necessariamente ricondotto al punto di partenza, collocato entro l'orizzonte del Vangelo di Giovanni e di ciò che egli ha voluto trasmettere ai cristiani del suo tempo. E solo in un secondo momento possiamo chiederci se esso abbia ancora qualcosa da dire a noi uomini del XXI secolo. Giovanni scrive dopo il 70,
Quando il mondo giudaico emerge dalla tragedia enormemente semplificata, sono scomparsi sadducei, zeloti, dottori della legge, la scena è dominata dai farisei, colpevoli agli occhi di Giovanni di non credere. E Nicodemo li rappresenta tutti. Giovanni, che nel suo testo è molto, anche se vogliamo dire, antigiudaico, non esita a dire, parlando un ebreo che non crede, non è neppure un vero ebreo, o giudeo, adesso non ricordo che cosa il termine esatto della traduzione. Giovanni scrive alla Chiesa del suo tempo, in aperta contrapposizione con la sinagoga, il verbo che ha citato prima il professore ci dice, e cerca di rispondere ai problemi e alle difficoltà che essa vive. Egli però si rivolge non solo all'interno, non tanto all'interno, ma quanto e forse soprattutto all'esterno, tanto verso il mondo ellenistico e orientale, quanto verso quello giudaico e veterotestamentale. Gli esegeti hanno sottolineato come Giovanni sia tra gli evangelisti il più spregiudicato teologicamente, tanto da ricorrere a termini e concetti di ambienti non cristiani per formulare il suo messaggio cristiano, così da renderlo atto ad avvicinare l'attesa religiosa dei non cristiani. Paolo Ricca lo ha definito Evangelo di frontiera, ma l'apertura di Giovanni è sorretta da una consapevolezza eccezionalmente viva e vigile dell'identità propria e del carattere inconfondibile del messaggio cristiano e della portata universale dell'opera di rivelazione e redenzione compiuta da Gesù. Il prologo sembrerebbe averci detto tutto, inizio e fine, dalla creazione al giudizio tutto è già avvenuto. La situazione è un po' come la nostra, non vi sono più testimoni diretti della vicenda terrena di Gesù. La Pasqua è passata da un pezzo e alle nostre spalle, restano solo testimonianze indirette, parole. Giovanni pone il problema di vivere la fede malgrado l'assenza. Come credere in uno che non c'è e in uno che non si è mai visto? Quale relazione è possibile con chi è così lontano dalla storia degli uomini? Il problema è affrontato e dipanato con grande lucidità nei discorsi dei capitoli 14 e 17, la promessa dello Spirito, la vita ai tralci, il Consolatore, la preghiera sacerdotale. Ma già lo scambio con Nicodemo è occasione di una risposta, o meglio indica una via, quella della nuova nascita nello Spirito. Giovanni usa il termine di paracleto, che vuol dire aiuto, ma vuol dire anche rappresentante, cioè ha una figura. E l'annuncio della sua venuta è un altro degli aspetti originali del Vangelo di Giovanni, che lega la fede alla grazia e non alla ragione. L'incomprensione del fariseo Nicodemo, che prende fischi per fiaschi, che capisce ancora invece che dall'alto, mostra l'entità del cammino che l'uomo Nicodemo deve ancora compiere. Ma offre anche a Gesù la possibilità di spiegare come compierlo e quale direzione prendere. Un punto centrale del testo che ci vuole dire che non si è mai finita di credere meglio, di avvicinarci a tappe a colui che è venuto nel mondo per essere per noi lo spazio di Dio. Un secondo aspetto del discorso di Giovanni è quello dei tempi per i credenti, un secondo dei molti, Sappiamo tutti che la prima generazione di cristiani era convinta di vivere agli sgoccioli della vita del mondo, la vigilia del ritorno del Signore e del momento atteso e insieme temuto del giudizio. La storia del mondo invece continuava, e anche quella della Chiesa, che incominciò a interrogarsi sulla durata senza trovare appigli certi nella Scrittura. Incarnazione e rivelazione erano i momenti più importanti, ma che fare del presente? Alle tentazioni opposte di rifugiarsi nel tempo passato, noi uomini amiamo questo mito dell'età dell'oro, oppure di proiettarsi in un tempo futuro, il grande movimento di millenaristico e apocalittico che segna la storia della vita cristiana, a queste due tentazioni opposte il nostro testo risponde attribuendo un valore teologico fondamentale al presente, dicendo che quelli in cui accadono opere maggiore che negli altri. Giovanni dichiara beati chi non ha veduto, ma coloro che non hanno veduto, dichiara beati non chi ha veduto, ma chi non ha veduto il Cristo, capitolo 20, perché il tempo in cui vivono è un tempo di grazia. I doni del Signore non si sono perduti, ma continuano a vivere nella comunità dei fedeli, donando adesso una gioia che, dice Giovanni, è già la gioia perfetta del regno di Dio. E mi permetto di citare ancora una volta Paolo Ricca,
in citazione, la gloria tipica caratteristica di Dio e del suo mondo non è soltanto una realtà futura, un oggetto di speranza, e neppure una realtà passata, oggetto di ricordi o forse di rimpianti, ma è un bene presente dato ora da Gesù ai suoi. I doni di Dio, a cominciare da quelli che tutti li riassume la vita eterna, non saranno maggiori domani di quanto non lo siano oggi. Chi leggerà la storia di Nicodemo e le pagine di Giovanni, con quella che l'impero definisce come atteggiamento del credente di fronte alla scrittura, intelligenza credente, ne trarrà indicazione e nutrimento per la sua fede. Con scelta felice, Jean Schumstein intitola il suo commento a Giovanni l'apprendistato della fede. Il quarto Evangelo lega assai strettamente fede e parola. Per Giovanni accogliere Gesù o accogliere la sua parola sono una sola medesima cosa. Accogliere la parola che rende testimonianza di Gesù e credere al Cristo sono una sola medesima cosa. Citazione da Schumstein. Chi ha interessi non di fede ma storici, filologici, antropologici, sociologici, ne potrà comunque trarre spunti di riflessione, materiale utile a meglio comprendere nelle sue diverse manifestazioni ed evoluzioni questo fenomeno religioso che da un paio di millenni si intreccia così strettamente alla storia della nostra civiltà. Grazie.